Gli dèi sono in ogni cosa. E ovunque vedo i segni del cambiamento. Il vento porta un brivido innaturale. E la mia gente è inquieta. Ora il fuoco brucia nell'aria e squarcia la volta celeste. Devo seguire il volere dei patriarchi. Quando desiderano vedere, io sono i loro occhi. Quando vogliono colpire, io sono il loro pugno. Quando devono accendere la fiamma della verità, io sono la loro fiaccola. Essi mi hanno inviata nel luogo ove è caduto il fuoco celeste. So qual è il mio compito. Libererò Tristram dai cadaveri risvegliati dal fuoco. Sento il fetore della paura e della morte. La stella caduta è vicina. Stella caduta ha sbilanciato l'equilibrio di questa terra. La cerco. È caduta sulla vecchia cattedrale. C'è stato un solo sopravvissuto, Lea. Dovresti parlare con lei. Capitano Ramford, altri morti in arrivo! Non possiamo aprire le porte finché non li respingiamo! Continuano ad arrivare! La mia forza è un... Non ho mai visto nessuno combattere così. Guardie, aprite le porte! Troverai Lea alla locanda del vitello macellato. Brucia quei corpi prima che si risveglino. I morti sono stati la rovina della nostra esistenza da quando è caduta quella maledetta stella. Dobbiamo bruciarli per assicurarci che non ritornino dalla tomba. Ero venuto qui per studiare la caduta di Tristram Vecchia. La Chiesa... Benché la morte aleggi su tutti noi, farò il possibile per lenire la tua pena. Quest'oggi ho un bel po' di articoli interessanti per te.
promesso a Marco che l'avrei protetto. E ora è morto. Sembra che a Nuova Tristram non cambi mai nulla, non è così? Cosa intendi dire? C'è sempre il pericolo che morti viventi o altre diavolerie piombino sulla città, giusto? Non osare alzare un dito per aiutare. Alcuni eroi stanno duellando in una zona qui vicino. Ti va di andarci? Io non t'ho detto niente, d'accordo? Hai paura di rovinare armi e armatura? Qui non c'è da preoccuparsi. In effetti non muore mai nessuno. Che peccato, eh? Il dolore non fa male. Escono dalle loro tombe! È la fine del mondo! Tristram era un luogo meraviglioso in cui vivere. La mia famiglia è stata qui fin da quando la città è cresciuta dalle rovine di Tristram Vecchia. Ma ora è orribile. I nostri cari che abbiamo seppellito e pianto ora minacciano le nostre vite. Per molti anni gli abitanti erano troppo spaventati persino per trasferirsi vicino alle rovine della città maledetta, Tristram. Ma con l'andare del tempo giunsero... Sei venuta ad aiutarci? Gli altri avventurieri che sono giunti qui non sembravano così letali. Non mi interessa cosa dicono tutti. Quella cosa... Sei tu, Lea. Ranford dice che sei sopravvissuta alla stella caduta. È così. Ma ha scaraventato mio zio, Dekar Kane, nelle profondità della vecchia cattedrale. Ho cercato di raggiungerlo, ma i morti si stavano già risvegliando. Sono tornata qui a radunare la milizia, ma... Attenzione! I feriti stanno mutando! Ehi, questo sta affossando i miei affari! I morti ci travolgeranno tutti se non facciamo qualcosa. Li rispedirò nella tomba. Salverò la tua città. Ti ringrazio. Dovresti parlare con il capitano Ranford alla porta cittadina. Ti dirà cosa fare. Benvenuta alla locanda del vitello macellato. Portami qualsiasi tesoro pensi non ti serva. In cambio ti darò qualche moneta che potrai mettere da parte per la tua bara. Siamo sotto assedio da 6 giorni ormai. Zio Dekar è ancora disperso. Il capitano Ranford e gli altri stanno perdendo la speranza. Ho detto loro di non perdere la fede, ma se non riceviamo un aiuto al più presto... Usciti 16 miliziani. Solo Ranford è tornato. Vi aiuterò a combattere i morti risorti. Ammiro il tuo coraggio, ma il capitano Daltin e la milizia sono stati massacrati da quelle cose. Sono sopravvissuto solo io. Il mio destino sarà diverso. Beh, ti ho visto combattere. Attacca le madri abbiette e la loro regina. Sono loro che vomitano questi orrori. Attaccano le barricate! Ah!
Quella è una delle madri abbiette. Ce ne sono altre nelle rovine lungo la strada. I rattospini sono cuccioli. Deve esserci un nido nei paraggi. Questo nido non produrrà più bestiacce. Comprensione aumenta. Più non sono. La città dovrebbe essere al sicuro per ora. Vuoto. Che quelle creature abbiano sottratto il tesoro.
rovine di Tristram Vecchio. L'ombra di diavolo incombe ancora. Grazie per l'aiuto, ma potresti provare a far ragionare Lea. Non desiste dall'idea di voler salvare suo zio. Ne dovrebbe. L'aiuterò a trovarlo. Il mio cammino si fa più luminoso. Vieni, andiamo a cercare tuo zio. Prima dovremo aprire la cattedrale. Le guardie l'hanno chiusa a chiave prima di cadere nell'imboscata. Ramford mi ha detto che si sono ritirate verso il capanno di Adria. La chiave deve essere ancora lì. Per quanto possa essere triste per la ragazza e per tutti noi, Lea deve accettare il fatto che il vecchio è morto. Nessuno può sopravvivere lì dentro. Ho delle novità che magari potrebbero interessarti. Thank you.
Libera la strada. Desidero passare. Come osi parlarmi in questo modo? Sono il borgomastro della città. Per favore, sposta il carro. Sei impazzita? Questa città è segnata. Chiunque abbia un minimo di sale in zucca cercherebbe di fuggire. Allora mi aiuti o no? No, non meriti salvezza, codardo. Ecco, fammi aprire il cancello. Adria era mia madre, ma non so molto su di lei. È morta quando ero molto piccola. Sono stata cresciuta da zio Ben. Cosa ha seguito a tuo padre? So che era un grande guerriero, caduto durante l'invasione di Tristram da parte dei demoni. Cantina nascosta. Seguimi. I segreti di tua madre sono qui. La gente diceva che era una strega, ma non ci ho mai creduto. Ecco la chiave e il diario di mia madre. Ciò che ho veduto in queste pagine è inquietante. Voglio sapere di più su di lei, ma non c'è fretta. Prima dobbiamo salvare zio Deckard. Troverò tuo zio. Resta qui e scopri ciò che puoi. Grazie. Aldan è venuto da me la scorsa notte. Intuivo ciò che tormentava il suo povero cuore e l'ho consolato come meglio potevo. Ciò nonostante, ovunque sia diretto, l'inferno lo seguirà. Le ombre minacciano Per lungo tempo zio Deckard ha evitato di tornare in questo luogo. Qui c'erano molti fantasmi per lui. È qui che diavolo ha fatto impazzire Re Leoric e ha terrorizzato la gente. Non so che cosa sia davvero accaduto, ma qualunque cosa fosse deve essere stata orribile. Quasi tutti i sopravvissuti hanno perso il senno. Com'è morta tua madre? Beh, i dettagli sono confusi. Ma ciò che so è che Adria era ossessionata dalla sua ricerca dell'arcano. Sapeva che non avrebbe mai potuto crescere un figlio. Zio Deckard è convinto che la follia e l'orrore della sua vita abbiano infine richiesto il loro tributo. Che la pace sia con te. La cattedrale di Tristram. La stella è caduta qui.
La stella è caduta qui. Peter mi ha elevata a nuove vette. Orride creature! Indietro! State indietro! Spero che questo cornicione regga. Il re scheletro! Il potere della stella caduta mi ha destato. E presto tutti soffriranno quanto ho sofferto io. Guardie! Portatemi le sue ossa! Ti salverò! Tornate nelle vostre tombe!
Devo aspettare per usare quell'abilità. Oh, grazie. Ma perché hai rischiato la vita per me? Non era la tua ora, vecchio. Vieni, Lea ti sta aspettando. Oh, è meraviglioso sapere che Lea sta bene. Ho temuto il peggio. Ho saputo di questo passaggio segreto grazie alle antiche mappe che ho rinvenuto. Dobbiamo parlare della stella caduta. Seguimi. Ho mantenuto la parola e riportato a Lea suo zio, Dekar Kane. L'ho salvato da una creatura chiamata il Re Scheletro, che adesso mi sbarra il passo per la stella caduta. Zio, sei vivo! Grazie a te e alla tua amica. Il tempo stringe. Dimmi che cosa sai della stella caduta. Non molto, temo. Benché la profezia dell'ultimo giorno ne parli come di un segno certo che la fine è iniziata. Ti prego, zio, basta con le tue storie. Ciò che conta adesso è che tu sia tornato. Ho trascorso gran parte della vita a viaggiare da un posto all'altro con mio zio Deckard, mentre conduceva la sua folle ricerca. Che cosa cerca tuo zio? È convinto che le forze dell'inferno invaderanno il nostro mondo e porteranno la fine dei tempi. Per tutti questi anni ha cercato un modo di fermare questa apocalisse. Cosa hai scoperto su tua madre? Non era originaria di Tristram. Giunse qui durante i disordini. Cercava qualcosa, ma non saprei cosa. Mi ricorda zio Deckard, ossessionato dalla guerra tra angeli e demoni. Il Re Scheletro un tempo era il nostro amato signore, Leoric. Fu reso folle dalla malvagità di Diablo. Perse entrambi i figli e la sua stessa anima prima di essere sconfitto. Ora sembra che sia tornato a infestare ancora una volta questa terra. Ciò nonostante, il Re Scheletro blocca il mio cammino verso la stella caduta. Il segreto per sconfiggerlo sta nella sua corona. Cerca il nostro fabbro, Edrig. Lui sa che fine ha fatto. Lea, non dovresti ignorare i segni con tanta leggerezza. I grotteschi possono apparire lenti e stolti, ma i loro corpi orrendamente deformati celano molte insidie. Sotto la carne di questi mostri si nasconde un insieme di punte e dentro i loro corpi si annidano ripugnanti parassiti. Non credi a ciò che hai veduto con i tuoi stessi occhi? Allora è così che finisce. Hanno trascinato il mio carro dalla strada, ma per cosa?
Non posso farlo riparare. Farei prima a scavarmi una fossa e morirci. Arrenditi allora, o vivi per un giorno migliore. Ho della nuova merce. Ognuno di questi oggetti mi è molto caro, ma immagino che potrei vendertene un paio in caso di bisogno. Lea ha passato tutta la notte a fianco della moglie del fabbro curando le sue ferite. Celsa, che gentilezza da parte tua. La mia gente, i Vecin, sono nomadi, sempre in viaggio e in cerca della terra in cui stabilirsi. Tutti noi abbiamo visioni, ma pochi forti come le mie. Sai, gli uomini mi hanno sempre cercata per le mie visioni. Beh, anche per altre cose, ma tutti vogliono sapere cosa ha in serbo il futuro. Il futuro è noto agli dèi. Che serietà! Solo perché il tuo destino è salvare il mondo, non significa che tu non debba rilassarti. Fabbro, Deckard Cain ha detto che avresti potuto aiutarmi a trovare la corona di Leoric. Non ora. È per mia moglie. Si è chiusa nella cantina come tutti quelli che sono stati morsi. Devo dar loro la pace. Ma come posso uccidere la mia stessa consorte? È penoso, ma deve essere fatto. Ti aiuterò io. Grazie. Seguimi. Ehi, vieni un po' qui. Amici miei, mi dispiace. Deve essere fatto. Mira, amore mio, perdonami. Edric, aiutami! Non ce l'avrei mai fatta senza di te. Ti sono debitore. Mi chiamo Edric Gaemon. Si dà il caso che stia cercando la corona di Re Leoric. Ne sai qualcosa? Posso darti un indizio. È sepolta assieme al suo cancelliere, mio nonno. Troverai la sua tomba al cimitero nella Conca Gemente. E se ti imbatti in quello scemo del mio apprendista, digli di tornare in città.
da queste parti non apprezzano gli sforzi che ho fatto per entrare in possesso di questa merce. Ti assicuro che non è stato facile. Il mio cammino si fa più luminoso. Thank you.
spirito non basta. Non posso ancora servirne. Colpiscono attraverso me. Thank you.
le vostre debolezze vengono a galla.